Inizia il secondo game della finale del torneo StarCraft 1 vs 1 del Games Comics School Festival, un torneo interessante fino a questo momento. Siamo ancora alla Lega Bronzo, quindi se ne vedranno ancora delle belle, ma passiamo a rivedere i giocatori velocissimamente. Spona nell'angolo in basso a destra con il colore arancione della razza Zerg, Violenza, un giocatore del team 50K4, credo che sia un team for fun, almeno non l'ho mai sentito prima d'ora, che va ad affrontare un Terran molto molto abile, almeno a giudicare dal primo game che è stato appunto vinto da lui con una Proxy Rax e un Proxy Bunker. Forse poteva essere scoutato anche poteva reagire un po' meglio lo Zerg, perché insomma l'aveva pure scoutato il Bunker, no? Poteva muovere i droni, fare qualcosa. Comunque parliamo del Terran che spawna nell'angolo in alto a sinistra con il colore blu, sempre per il team 50K4, Sukunen. Che in questo momento ha un buon vantaggio, quindi probabilmente deciderà di non sprecare questo vantaggio e giocare molto più safe nel secondo game. I giocatori ovviamente si conoscono perché fanno parte dello stesso team, quindi se ne vedranno delle belle, come sempre quando ci sono giocatori, insomma, che conoscono più o meno lo stile di gioco del proprio avversario. E vediamo nuovamente l'SCV birichino. Questa volta non andrà ad eseguire una Proxy Rax perché ovviamente la Rax è stata già messa in costruzione nella base principale, non avrebbe minerali sufficienti, va giù al 12 di supply anche la raffineria, quindi potrebbe essere una Reaper Opening o una Fast Fabbrica. Vedremo un po' cosa vorrà fare. Per il momento Sukunen, se non sbaglio, ha sempre giocato di 1-1-1 come come build preferita. Vedremo se andrà ad optare per cambiare qualcosa. Intanto arriva l'Hatchery Fest di Violenza, Hatchery che non è coperta da un sorvegliante, che insomma lascia lo spazio all'SCV di Sukunen, che invece se ne frega altamente, va via. Lasciava lo spazio per fare un bunker in qualsiasi posizione qua dietro. Insomma, non veniva comunque scout, non poteva essere scoutato perché sta passando un drone che forse va a prendere una fast seconda. Secondo me non è una scelta molto saggia. Infatti, va a prendere una fast seconda perché dipende da quello che si scouta. Fanno un po' alla cieca i due giocatori, ma evidentemente, come vi dicevo, si conoscono abbastanza bene. Infatti, Sukunen cambia build, va di Warrax Fast Expand e mette in costruzione ancora un bel niente perché sta andando a ripiazzare nuovamente la caserma qui. Pensavo volesse mettere un reattore, qualche altro add-on. Intanto è arrivato a credo 16 di supply, probabilmente 15 di supply, la pozza per il giocatore Zerg con l'assimilatore e il Vespene. Siamo già in avanti per il Vespene del giocatore Terra, quindi potrebbe andare subito di fabbrica e poi di spazioporto se volesse, mentre in costruzione ancora il centro di comando che credo non sia stato scoutato perché l'overlord è arrivato in questo punto ma non è andato a vedere la natura del giocatore Terran. Lo Psi siamo 20 per lo Zerg, 19 per il Terran. Mentre esce il primo Marine, quindi sta continuando ad accumulare il Vespene. Vedremo cosa ne vorrà fare di questo 200 di Vespene. Per il momento arriva all'officina bellica, forse una scelta per andare subito dopo a fare qualcosa di particolare, perché l'officina bellica in questo momento non è proprio di solito molto standard. Vedremo cosa vorrà fare il Terran, che è andato a prendere anche la seconda raffineria, stessa cosa che sta facendo lo Zerg, che in questo momento non ha costruito neanche, non ha messo in produzione neanche la Queen sulla base principale. È andata subito a teccare, evidentemente vuole andare, io penso, di muta perché non ho di Hydra, ma penso più le muta che le Hydra. Va subito, ecco esattamente l'officina bellica gli serviva per andare a prendere la fortezza planetaria con la sua Natural. Non so se è la scelta migliore anche in questo caso, perché per i primi minuti conviene avere due comandi orbitali per avere appunto il vantaggio dei moody. Successivamente il terzo centro di comando può essere una fortezza planetaria, ma ci sono giocatori che insomma ne capiscono più di me, che di solito non usano quasi mai le fortezze planetarie se non verso la fine del game per appunto fare delle ostruzioni in game e per spammare, per avere più strutture possibili difensive contro unità terrestri.
E arriva anche la prima torretta lanciamissili. Forse la posizione non è delle migliori. Di solito si preferisce al centro della linea mineraria, appunto per evitare l'attacco di Muta. Vedremo cosa vorranno fare, perché per il momento stanno andando entrambi a macrare un po' indietro il giocatore Terran. Siamo 34 i droni per lo Zerg, 25 le SCV per il Terran. In campo soltanto 3 marine, nessun Ling fatto da violenza. Evidentemente si sente molto, 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 molto sicuro, visto che non ha optato per nessuna unità da combattimento, quindi sa che il suo avversario vuole andare di macro game spietato, e sta andando di un Mech play molto molto efficace secondo me contro la razza Zerg. Arriva anche l'armeria, quindi probabilmente potranno arrivare anche gli Elbat e i tank, o Elbat e Thor. Ultimamente vedo molto come combo Elbat e Thor, che permettono di counterare più o meno tutto quanto. Per quanto riguarda le unità leggere, ovviamente non sono altrettanto efficaci quanto i tank contro le plate, ma comunque. E arrivano subito moduli tecnologici su 2 fabbriche su 3, mentre dall'altra parte abbiamo doppia camera evolutiva per gli upgrade veloci. Intanto un po' di lag da parte di Sukunen, viene subito ripresa. Abbiamo in costruzione la fossa di infiltrazione, forse vuole teccare velocemente l'alveare per poi avere le ultralische, quindi per mettere in costruzione la caverna delle ultralische. Mentre stanno arrivando dei Ling prodotti dallo Zerg, vediamo appunto le unità in campo, 22 Ling già in campo per violenza, che sta recuperando il tempo perso molto velocemente. Non ha messo ancora la ricerca dell'incremento metabolico, almeno non credo che l'abbia fatto, perché non c'è tra la linea di produzione e i Ling, ovviamente non sono Speedling. Comunque sta sorvegliando anche la seconda espansione del Terran, quindi potrà eventualmente vedere quando andrà a prendere una seconda espansione. Mentre arrivano un'altra Rax e uno spazioporto, quindi probabilmente non è un mech play puro, ma ci saranno anche forse dei Marauder che potrebbero aiutare a tankare il danno dei Beneling o dei Ling, visto che sono unità corazzate, quindi possono subire più agevolmente il danno appunto di queste unità leggere. Intanto 4 Ling sacrificali vengono mandati in avanti per vedere l'espansione del giocatore Terran. Si prendono dei colpi della fortezza planetaria in the face, subito sono già abbrustoliti. Mentre abbiamo visto il custode che veniva attaccato dai marine, per custode che era stato messo probabilmente per scoutare dai marine che erano posti qui sul cliff della base del giocatore Terran. E infatti, come vi dicevo, arrivano subito gli Elbat e i tank, questa volta non i Thor, per difendere forse la base più che per attaccare al momento. Ma dovrebbe stare molto molto attento il giocatore Terran, perché sta andando a prendere in questo momento la sua seconda espansione, ma non credo che abbia abbastanza forze per difenderla, quindi dovrebbe stare attento a un veloce comeback di violenza. Ma evidentemente conosce, come vi dicevo, questi giocatori si conoscono abbastanza. Attaccato velocemente ad alveare, infatti ha messo in produzione subito caverna delle ultralische, cosa su 3 basi, insomma, cosa che mi sembra abbastanza buona, anche se non ha maxato la base, la Natural, né la seconda espansione. Ha soltanto un buon numero di lavoratori sulla base principale, nemmeno maxata. Tra l'altro, andiamo a vedere appunto i lavoratori: 48 droni per violenza, 43 SCV per Sukunen, che però può contare anche su 3 Elbat, un tank e 4 marine. Mentre dall'altra parte abbiamo soltanto 22 Ling, non ha ancora ricercato la speed per i Ling, mentre gli upgrade per gli attacchi corpo a corpo e per l'armatura sono in ricerca dell'upgrade più 2 per attacchi corpo a corpo e armatura. Ma arrivano gli Elbat, che fanno man bassa di questi Ling, che stavano cercando di distruggere questo secondo centro di comando, che viene subito upgradato a fortezza planetaria per appunto difendersi da eventuali rambai di Ling. E a questo punto la vedo un po' difficile per per entrambi i giocatori. In realtà non è per niente facile, ma il mech play è una giocata molto molto statica, quindi si dovrebbe cercare di aggirarla in questo modo, cercando di giocare molto fast, o magari con degli swarmos o qualcos'altro di veramente performante. Intanto arrivano le prime ultra in campo. Boh, bella anche la skin delle ultra, insomma, queste tutte fiammeggianti. E ce ne sono già 6 in campo, più i Ling a corredo.
una ventina di lingue. Vedremo quando vorrà attaccare. C'è un Nidus da parte di Violenza che non avevo per niente visto, mentre arrivano anche gli upgrade all'armeria per le unità meccaniche. Forse questo è un buon punto per mettere il Nidus, anche se effettivamente non ci sono punti migliori, perché tutto lo spazio nella base principale comunque è coperto e visibile per il giocatore Terran. Vedremo cosa opterà di fare. Intanto 4 altre ultra in produzione, mentre tutto è entrato nel Nidus. A questo punto dovrà decidere dove andare a piazzare questo Nidus. Credo che una selva di torrette sul cliff, esagerato, mi sembra un po' troppe torrette, anche perché non si sono ancora viste muta in campo, quindi insomma potrebbero anche aggirare questa mega selva di torrette, insomma. Manda avanti un Ling per scoutare, ovviamente nota subito la fortezza planetaria e la difesa a base di Elbat. A questo punto cercherà di droppare gli Elbat sulla linea mineraria il giocatore Sukunen, mentre dall'altra parte vedremo dove deciderà di piazzare il Nidus. Il giocatore Zerg, tra l'altro, non riuscirà a individuare queste navette mediche con gli Elbat fino alla fine, quindi finché non saranno presenti sulla linea mineraria, quindi magari potrà decidere di far tornare tutto indietro. Arrivano dei due Viking, quindi non c'è più molto spazio per questo custode e muore anche il mutaforma. Ferme le navette mediche. A questo punto vedremo quando deciderà di utilizzare. Intanto una ricerca che non viene fatta molto spesso, il parassita neurale. Servirebbero ovviamente molti infestor per parassitare magari le unità avversarie, i Thor o i tank avversari. Qui stiamo andando tranquillamente a Thor, ben 5 Thor già prodotti, ma dall'altra parte abbiamo anche una Viper, mentre arriva il drop sulla linea mineraria della base principale con 4 Elbat che cercano subito di distruggere, di fare più danni possibili sui droni, ma distruggere anche la Queen, che è l'ultima difesa. Incurante di questo drop, va tranquillamente con tutte le sue ultra per cercare di distruggere praticamente la Natural del giocatore Terran, ma da quest'altra parte stanno facendo tantissimi danni queste Elbat, che ora se la vedono contro un'altra regina, ma una per volta praticamente potrebbero portarsi a casa tutto quanto, anche perché sono unità che possono essere curate. Intanto arriva l'ingaggio da parte di Violenza direttamente sui 5 Thor che erano messi vicino alla rampa d'accesso alla base principale. Ora le Vultra hanno distrutto tutti i Thor, cercano di sfondare appunto con Violenza per entrare nella base principale di Sukunen e mettere ferro e fuoco. Ci sono dei Ling che stanno comunque dando il loro supporto, non hanno la speed, quindi poverini non possono fare molto. Sono a questo punto richiamate tutte le unità per cercare di entrare nella base e di fare più danni possibili. Dovrebbero concentrarsi sugli add-on, quindi per impedire la produzione di altri Thor, mentre il drop di Elbat prosegue, ma ci sono delle Ultra che tranquillamente si portano a casa tutti gli Elbat. Arrivano delle Viking per controllare lo spazio aereo, forse per cercare di far supply, bloccare l'avversario, ma mi sembra troppo perché queste ultra stanno macinando leggerissimamente tutto quello che succede. Intanto vedo un Nidus direttamente nella base principale del giocatore Terran. Nidus che ovviamente serve per far arrivare il prima possibile le ultra che sono state appena prodotte. Sta per distruggere ovviamente tutte le strutture portanti di Sukunen, che mi sembra un po' attonito di fronte a questa devastazione. Attualmente ha soltanto le due fortezze planetarie che gli serviranno per continuare la sua macro, ma deve ricostruire decisamente tutte le sue strutture. Ha salvato soltanto, credo, due fabbriche che vanno subito a piazzarsi vicino alla sua Natural, dove c'è la fortezza planetaria e anche una Queen che credo sia arrivata calma con le sue zampine calme calme fino a questo punto. Ma le Ultra fanno abbastanza danno per distruggere non solo la fortezza planetaria, ma anche tutti gli SCV che sono qui dietro. Ormai le Ultra sono diventate quasi una ventina, infatti sono 14 più di mezza dozzina di Ultra che si portano a casa tranquillamente la fortezza planetaria. A questo punto gli add-on che erano in fase di costruzione, che erano stati ultimati sulle due fabbriche, andranno probabilmente a chiudere il game distruggendo anche questa seconda fortezza planetaria.
un po' con calma, sta cercando di spammare Depot vicino alla fortezza planetaria per evitare di farla solo andare dalle Ultra, ma non c'è più molta possibilità. Le Ultra fanno tantissimi danni, sono già Ultra 4-2, insomma ha fatto la ricerca per il rivestimento chitinoso, fanno 41 danni ogni 0,86 secondi, quindi insomma niente, finisce così secondo game di questa Best of 3 e se lo aggiudica lo Zerg Violenza, arriva il GG da parte di Sukunen. E noi torniamo subito nella lobby.